Ciao a tutti ragazzi, come sempre bentornati sul canale del Tonsore Ignorante e anche oggi torniamo con la rubrica Grooming e Hairstyle. Quest'oggi andiamo a vedere come lavora la Tenax gialla, pomata per capelli, in questo caso già come potete vedere dal prodotto tra le mie mani, la versione Travel Size non cambia assolutamente nulla dalla versione, quella in ciotola grossa, ovviamente cambia solo il contenuto e la dimensione del nostro pacchetto. Ma intanto, come sempre, io vado a bagnarmi i capelli che oggi sono molto molto voluminosi. Voi andate a vedere il prodotto nel dettaglio e noi ci rivediamo qui a capello bagnato. E andiamo subito a vedere come si presenta la nostra Tenax, appunto tenuta massima, luce brillante, la numero 8, in questo caso ovviamente la gialla, come vedete, come si può subito capire, è la versione Travel Size, quindi la versione da 125 è quella grande, questa è la versione piccolina da 25. Io vi faccio vedere anche ovviamente l'INCI, come sempre PAO di 12 mesi, vari marchi, sempre prodotta da Ludovico Martelli, tenaxpomade.com, e come vi dicevo appunto la numero 8, quindi siamo quasi al 10, il che significa che è la forza della tenuta. Andiamo a vedere come si presenta il prodotto, scatolettina ovviamente in alluminio. E come possiamo già subito vedere, è differente dalla Tenax che abbiamo visto la volta precedente. Vado a farvi vedere la differenza immediatamente. Come potete notare, questa risulta a base bianca, appunto la Tenax bianca, quella versione opaca, sempre a base d'acqua, mentre questa risulta quasi, possiamo dire, color ruggine o comunque un marroncino molto lucido, ricorda quasi i vecchi lucidi da scarpe, se ce la vogliamo raccontare un pochino su. Ovviamente si vede subito dal prodotto che è un prodotto lucido e ovviamente anche che è un prodotto che io ho già utilizzato, e ovviamente adesso andiamo a vedere come lavora, a differenza appunto della Tenax bianca che abbiamo già potuto vedere, andiamo a vedere come lavora la Tenax gialla, pomata per capelli, tenuta massima, luce brillante. Rieccoci qui nuovamente appunto a capelli bagnati, come sempre ho passato i capelli sotto l'acqua calda in modo da andare a inumidirli e li vado ad asciugare. Come sapete io preferisco andare ad applicare le cere e i prodotti per capelli, pomate o brillantine che siano, brillantine, perdonatemi, a capello umido. E ora non ci resta altri che andare a provare la nostra pomata per capelli. Andiamo ad aprire il prodotto. Profumazione innanzitutto. Profumazione molto simile alla sua sorella Tenax bianca che abbiamo già visto nel primo episodio di questa rubrica, ma leggermente un pochino più forte, un po' più intensa la profumazione. Ha quelle note un pochino più maschili. Io ovviamente sono andato già ad utilizzarla. Vado a prelevare un quantitativo tale a una noce. E vado intanto a iniziare a scaldarla e a stenderla sulle dita. Il prodotto si scioglie subito e si applica tra le mani, lasciando già da subito le mani molto appiccicose e molto lucide. E vado subito, come sempre, ad applicarlo su tutti i capelli per tutte le lunghezze. In questo caso noi abbiamo una pomata per capelli dalla finitura lucida e dalla tenuta piuttosto forte. Rispetto appunto alla Tenax bianca, qui abbiamo un livello di tenuta che, come abbiamo visto sulla confezione, è un livello 8. Tenuta massima, poi quando in futuro andremo a vedere la verde nonché la numero 10, in quanto a tenuta, io intanto sono andato a prelevare un'altra porzioncina, avremo la tenuta extra strong, però in questo caso abbiamo la massima tenuta, quindi non siamo ancora al limite di tenuta. Io in questo caso oggi, invece che andare a fare un side parts come abbiamo fatto la volta scorsa, quando abbiamo visto la Linetti, vado a fare uno slick back. Come faccio a fare lo slick back? Voglio fare uno slick back un pochino più moderno, quindi come sempre vado ad avvalermi del pettine, ma prima a denti larghi, quindi vado a tirare indietro per bene tutti i capelli. Ovviamente su questo lato, come ogni volta, andrò a prendere la mia sezione. Inizio a tirare indietro tutti i capelli. Vado a prendere la mia sezione contro il verso del pelo.
riporto momentaneamente i capelli sul side parts, solamente per andare a prendere appunto la porzione, la sezione, perdonatemi. Cera che tira molto velocemente, quindi bisogna anche andare a lavorarla più o meno con una certa fretta. Sezione presa, vado a fare il mio leggero side parts da questo lato e torno a tirare i capelli per lo slick back. Cosa vuol dire slick back? Leccata all'indietro, letteralmente, proprio una leccata, come quella che in gergo in italiano qua purtroppo chiamiamo la leccata di mucca. Vado a portare i miei capelli tutti all'indietro e già da subito si avverte la tenuta massima di questa pomata per capelli. Ovviamente poi bisognerà andare a aggiungere altre piccole quantità di pomata, altrimenti la tenuta non sarà del tutto efficiente, perché come vedete già il capello inizia ad aprire, inizia a non tenere la cera perché ne ho applicata una piccola quantità. Io intanto mi aiuto con l'ausilio delle mani a mantenere indietro il mio slick back. Ok, come potete vedere già la finitura risulta davvero molto lucida, non so se si vede molto bene dalla telecamera, però effettivamente è bella lucida. Pettine a denti sottili, vado a tirare molto bene sulle sezioni, soprattutto qui dove c'è appunto la sezione che abbiamo aperto prima. Andiamo a rifarla un attimo perché come vedete i capelli puntano ovunque, e parto da dietro. Sezione. Cosa faccio in questo momento? Prendo un piccolo dito di cera, proprio microscopico, scusatemi, di pomata. Lo vado a stendere velocemente sulle mani e vado ad applicarlo appunto sulla sezione, quindi in modo da fermare la sezione verticale laddove io qua sto tenendo la riga. Ora che cosa faccio? Torniamo al pettine a denti stretti, sezione, vado a tirarla indietro. Profumazione comunque bella spiccata di questa cera, bella sparata. Inizio a dare la curva per il mio slick back. Un po' un G-Easy, possiamo dire, come si usa in gergo. G-Easy arriva dal termine greasy, quindi grease. Non è un pompadour, ovviamente, perché il pompadour è molto più pomposo. Ora cosa faccio? Pettine a denti larghi. Vado a senza mangiarmi le parole. Vado a texturizzare, ovvero a dare una texture un pochino più moderna al mio capello. Quindi, come potete vedere, sembra quasi un passaggio di dita come texture, come stile che si dà proprio appunto al capello. Io già adesso, volendo, potrei aver tranquillamente finito il mio slick back. La tenuta dei capelli è davvero molto buona, del prodotto ovviamente intendo. Qua vado a texturizzare anche il lato. Spero che questo mio piccolo fischio non sia riecheggiato nel microfono. Vado sempre a riportare la sezione dietro verso la curva che io ho voluto dare ai miei capelli, e questo slick back è bello che è terminato. Ovviamente noi possiamo tenerlo tutto all'indietro o, come lo porto io, andare a portarlo verso un fianco qua dietro. Quindi, come potrete vedere, io ovviamente qua adesso avrò un po' di scompiglio perché non ho ancora finito di applicare la cera. Però la cera ancora, la pomata, perdonatemi. Però il risultato intanto al momento è questo. Ovviamente per andare a sistemare del tutto vado ad applicare un minimo quantitativo ulteriore di pomata dove voglio andare a fare i fissaggi maggiori, ovvero dove voglio che il capello non si muova più. Ok, e adesso il nostro slick back è veramente veramente pronto. Tenuta della cera, veramente ancora questa cera. Tenuta della pomata, veramente veramente molto buona, molto forte. A me piace davvero molto, soprattutto mi piace questa finitura lucida. Ultimamente mi sto appassionando molto di più
ai prodotti che danno l'effetto lucido. Mi sono un pochino stancato dei prodotti che danno l'effetto opaco. Perdonatemi se intanto mi mangio le parole, stavo pensando che mi devo sciacquare le mani, perché ho tutta la cera, appunto. Niente, oggi la parola d'ordine è cera. Ho tutta la pomata per capelli intrisa tra le mani, che si sente che appiccicosa. Ovviamente, essendo a base d'acqua, anche questa si riuscirà ad andare a sciacquare molto velocemente dalle mani, quindi le mani non sono già più appiccicose. Io le ho passate solamente mezzo secondo sotto l'acqua calda, senza sapone, senza niente. Dà quell'effetto che possiamo dire effetto brillantina, ma ha una tenuta molto più dura sul capello. Come potete vedere, il mio capello rimane bello in posizione, bello impostato. E come sempre, quando volete andare poi a risistemare leggermente il capello, vi basterà prendere il pettine e il vostro look torna perfettamente in posa a come l'avevate impostato quando appunto avete applicato il prodotto. A me sta piacendo davvero molto, sono molto curioso di andare a provare la verde, perché ha una tenuta maggiore, questo sì, ma ha anche una finitura più lucida, ancora più lucida di questa. E come vi ho appena detto, mi sto davvero appassionando alle tenute lucide, scusatemi, alle texture lucide, alle pomate lucide, quindi sono davvero molto curioso. Però io questa l'ho già potuta provare un paio di volte e devo dire che è impeccabile, rimane nel giusto stile tutta la giornata. Ovviamente è logico, se vi sdraiate a letto e dormite 2 ore, i capelli risulteranno scompigliati. Mi è capitato di addormentarmi un pomeriggio con la cera o comunque coi prodotti come la Tenax in questo caso, quindi con una pomata, e risvegliarmi e avere i capelli totalmente scompigliati. Allora in quel caso poco c'è da fare, dovete andare a rilavorare sul capello. Però se voi uscite la mattina con il prodotto applicato in testa, dura tutta la giornata senza nessun problema. Come al solito, Tenax ci regala prodotti a base d'acqua, quindi che non creano esuberi o comunque che non creano quella piccola sporcizia che si va appunto a depositare quando un prodotto secca sui capelli, come un gel o una lacca. Io in questo caso non vado neanche ad aggiungere lacche o fissanti aggiuntivi. Il capello lo vado a tenere così per tutta la giornata. Finitura lucida davvero molto molto bella, a me sta piacendo davvero un sacco. Sono davvero soddisfatto, io a questo prodotto mi sento già tranquillissimo di dargli un bel 10. Sono ancora molto curioso di andare a vedere come lavora quindi la versione verde, ma la vedremo presto, perché anche della verde ho la versione travel size, quindi non ci resta che andare a provarla in un altro video. A me, vi ripeto, piace davvero molto. Se dovessi scegliere o comunque consigliare a qualcuno una cera sicuramente o una pomata, andrei a consigliare questa. Poi dipende da quello che uno cerca, perché se uno va cercando qualcosa per un capello corto o va cercando qualcosa che non dia un effetto lucido, allora passerei alla Tenax bianca, ma ad oggi è il prodotto che mi sta piacendo un po' di più. Ovviamente c'è quella piccola clausola nel dire: voglio sì il capello lucido, lo voglio ben texturizzato sul lucido, ma lo voglio tenere morbido. Allora no, in quel caso mi sento di consigliare la Linetti. Ovviamente poi lì dovete scegliere voi se capire se siete predisposti ad avere un prodotto come Linetti che ti tiene il capello ingrassato tutta la giornata e volendo anche la giornata successiva, se non andate a lavare i capelli o comunque se li lavate non saranno perfettamente puliti, oppure decidere se scegliere un prodotto come questo che con un passaggio di testa, di capelli sotto l'acqua, il prodotto si è già rimosso appunto senza esuberi. Questo ovviamente la scelta è vostra. Io, come vi ho già detto, voto, gli do un grandissimo 10 e noi ci vediamo venerdì, quindi domani, per la prossima sbarbata. E poi ci vediamo settimana prossima per un nuovo appuntamento con i prodotti per i capelli. Fate i bravi e ricordatevi, se sei depresso, mettiti i capelli in posa più spesso. Ciao ragazzi!